Allora che è successo? Ti hanno arrestato? Sì, hanno arrestato 250 persone, non solo me. E è successo che in questa Europa, diciamo, delle decisioni autoritarie della Troica, ci sono anche ovviamente le conseguenze sulla democrazia. Protestare è vietato e quindi stavamo protestando e 250 persone sono state arrestate. Arresti preventivi di massa, liberati dopo 8 ore, cioè quando era finito il summit. Ma siete andati al centro dell'Europa a portare cosa? Che richiesta? Ma guarda, c'era un summit delle Confindustrie europee, vicepresidente Emma Marcegaglia, che conosciamo bene. E l'obiettivo di questo summit è quello di accentuare ancora di più le privatizzazioni, la precarizzazione del lavoro, cioè dire che queste sono ricette che aumentano i profitti, che aumentano le economie. In realtà peggiorano le condizioni di vita di milioni di persone. Quindi noi siamo andati a dire che non ci sta bene, che c'è un'altra Europa da fare, che non è quella dei summit dei potenti e dei ricchi, ma è quella invece della discussione tra tutti sui livelli di povertà che ci sono in questo continente, sulle diseguaglianze, sul problema dell'ecologia. Questa è l'altra Europa che noi vogliamo, e su questo ci hanno arrestato. Però come dire, hanno anche mostrato il vero volto di questa democrazia che chiamano appunto in tal modo, ma che non è, perché è evidente che qua siamo in presenza di un potere che non vuole neanche le contestazioni, neanche il dissenso. Perché gli fa paura? Gli dà fastidio. Oggi in piazza tutte le opposizioni? È una grande alleanza sociale, sindacale e politica unificata intanto da un fortissimo no alle politiche di austerità, di precarizzazione e di privatizzazione dell'Unione Europea, politiche che però sono state applicate da tutti i governi negli ultimi 6 anni e che anche il governo Renzi, che è succedaneo di Berlusconi e che prosegue quelle politiche, vuole imporre. Direi che il primo grande segnale di un'alleanza vistosa, addirittura faremo gli interventi in fondo per temi, tutti insieme, mai successo, pezzi tematici, anche questo non era mai successo, la parte del lavoro stiamo insieme, e è l'inizio però, ecco. Si annuncia un semestre di direzione italiana dell'Unione Europea, si fa per dire perché poi dirigono i tedeschi, ma insomma, e noi vogliamo fare un controsemestre che metta in discussione tutti i punti della politica che Renzi cercherà di portare avanti sempre che vinca le elezioni, perché altrimenti lo vedo male. Un congresso da CGIL alle spalle, una manifestazione in corso, sfide politiche davanti. Qual è il nesso, insomma, tra questa opposizione, diciamo, che sta in piazza, e quello che avete fatto voi nel sindacato? Beh, sono, diciamo, fili diversi che però arrivano allo stesso nodo. Il nodo è che si sta costruendo il regime di Renzi in questo paese, che è un regime persino peggiore di quelli di prima, è un regime totalmente in mano alle banche e alla finanza. E i primi due atti chiari di Renzi sono il Jobs Act, cioè l'assoluta precarizzazione finale del lavoro, e adesso le privatizzazioni delle poste. Quindi io considero questa una manifestazione contro il governo, voglio che sia chiaro questo, questa è una manifestazione contro il governo e contro il PD, contro il Partito Democratico, che oggi è il partito di sistema. Tutte le opposizioni che ci sono dentro la CGIL, nei sindacati di base, nei movimenti sociali, alla fine si trovano lo stesso avversario, l'alleanza Troica, PD, Renzi, banche. Questo è il mondo che ci governa e che sta con un dispiego di propaganda e di ideologia che a Berlusconi gli fa un baffo. Infatti capisco che Berlusconi sia depresso, gli hanno tolto il ruolo perché il programma di Berlusconi è lo sta facendo Renzi, aggiungendolo a quello della Merkel, è una sintesi dei due. Ecco, questi sono tutti i segnali che bisogna arrivare a costruire un'opposizione, un'alternativa radicale, ripeto, al regime Renzi, che poi è la versione, diciamo così, piaciona del regime della Merkel. Oggi le opposizioni diverse, territoriali, politiche, sindacali, in piazza insieme, però c'è anche una forte repressione. Sì, le differenze come al solito riescono a produrre qualcosa di interessante e di importante quando si muovono insieme. Credo che sia la strada giusta quella che si sta percorrendo.
È chiaro che, essendo una strada che funziona, i meccanismi repressivi si organizzano contro questi percorsi. Lo stiamo vedendo dall'autunno scorso e le cose stanno anche peggiorando, anche attraverso provvedimenti governativi pesantissimi. Noi siamo in piazza per continuare a dire che il governo che costruisce precarietà va combattuto. E la casa, la lotta per la casa? Credo che lì si stia realizzando un passaggio pesante. Il decreto che si sta approvando e che lunedì andrà alla fiducia alla Camera è un decreto che uccide il diritto alla casa, che distrugge l'edilizia residenziale pubblica e rende ancora più precari milioni di persone. E arriva subito dopo il Jobs Act, per cui arriva dopo un momento drammatico per quanto riguarda la riforma del lavoro. Ma se si va a grande riforma in negativo delle leggi e dell'economia, è perché non c'è un rapporto di forza necessario per poter rispondere? Sì, si sta provando a costruire percorsi che siano in grado di contrapporsi a ciò che sta producendo il governo Renzi e questa ampia e santa alleanza che guida il Paese. Credo che probabilmente trovare accelerazioni o semplificazioni non è possibile, bisogna costruire lentamente quello che si sta facendo e provare a mettersi di traverso ogni volta ne sarà necessario. Grazie Paolo.